conoscere per capire. Circa 30 amministratori della Val di Susa hanno effettuato una visita al cantiere di Chiomonte, dove si sta costruendo un tunnel della TAV Torino-Lione. Il direttore generale di LTF, Marco Rettighieri, ha illustrato lo stato dei lavori e i prossimi step e ha respinto le accuse che il cantiere sia un luogo dell'amianto, dell'uranio e della mafia. Non c'è nulla da demonizzare all'interno. È un cantiere come tutti gli altri, come se ne vedono in tutto il resto d'Italia, in tutto il resto d'Europa, in tutto il resto del mondo. Non ha nulla di particolare. Tra gli obiettivi della visita, che avviene a circa 10 giorni dall'ispezione organizzata dal Movimento 5 Stelle, c'è anche la richiesta a LTF di aprire il sito a visite guidate per gli abitanti della Val di Susa. Un cantiere che piano piano diventerà aperto a tutti. Basta fare un'adeguata richiesta con un po' di anticipo. Stiamo lavorando nel rispetto strettissimo della legge. A Chiomonte si fa tutto a norma di legge, anche di più, il cantiere è in piena attività qui, ha spiegato Rettighieri. Si lavora 24 ore su 24 con 110 operai all'opera.